Esercizio 9, scaldabagno a resistenza elettrica, alimentato a 220 volt, scalda 10 kg d'acqua, inizialmente a 20 gradi centigradi, e li porta all'ebollizione, quindi a 100 gradi, in un tempo di 20 minuti. Rendimento dello scaldabagno 90%. Tiene conto delle perdite di calore. Significa che di tutto il calore prodotto dalla resistenza percorsa da corrente, solo il 90% va effettivamente a riscaldare l'acqua. Domande: calore assorbito dall'acqua, energia elettrica consumata, corrente che circola nella resistenza. Prima domanda: calore assorbito dall'acqua, si usa la solita formula della termologia. Trascuriamo la massa equivalente del serbatoio, poiché non viene citata nel testo del problema, e anche perché le perdite di calore, tra cui anche quella parte di calore che anziché essere assorbita dall'acqua va a finire a riscaldare il resto del sistema, ecco, queste perdite di calore sono già comprese nel rendimento del 90%. Dunque, calore specifico dell'acqua è una chilocaloria per ogni chilo per ogni Kelvin, che vuol dire che è necessario somministrare una chilocaloria di calore per riscaldare di un grado, centigrado o Kelvin non fa differenza, un chilo d'acqua. Quindi dobbiamo moltiplicare per 10 kg d'acqua e per 80 gradi di riscaldamento. Infatti l'acqua da 20 a 100 gradi si riscalda di 80 gradi, è indifferente se gradi centigradi o Kelvin, trattandosi di intervalli di temperatura. Il risultato quindi è 800 kcal, calore assorbito dall'acqua. Tenendo conto delle cifre significative, se tutti i dati sono dati con tre cifre significative, allora il risultato va espresso con tre cifre significative, quindi 800. Altrimenti, se anche un solo dato è espresso con due cifre significative, allora anche il risultato va dato con due cifre e quindi lo scriviamo 8,0 per 10 alla seconda. Guardando il testo, tutti i dati sono con tre cifre: 20,0, 220, temperatura di ebollizione, immaginiamo 100 gradi centigradi. 10,0, 20,0, tutti con tre cifre significative, cifre che io avrei dovuto riportare per esempio anche qui, e quindi il risultato va dato con tre cifre. Seconda domanda, l'energia elettrica consumata. Ci aspettiamo che l'energia elettrica consumata o dissipata sia maggiore rispetto al calore assorbito dall'acqua, per via delle perdite di calore. Quindi se l'acqua ha assorbito 800 kcal, vuol dire che la resistenza ne ha dissipata di energia elettrica qualcosa di più, in modo che queste 800 kcal sono il 90% di tutta l'energia elettrica bruciata, diciamo così. E questa è la formula: il calore assorbito, le 800 kcal, sono il 90%, e questo è il rendimento 0,90, quindi sono il 90% di tutta l'energia elettrica dissipata. Questa è l'incognita, l'energia elettrica dissipata, formula inversa: 800 kcal calore assorbito diviso il rendimento e fa circa 890 kcal. Giustamente un valore maggiore di 800, perché queste circa 90 kcal di più in realtà sono le perdite di calore, quelle che vengono bruciate, però non vanno a riscaldare l'acqua. Siccome in questo calcolo c'è un dato con due sole cifre significative, cioè il 90%, due sole cifre 90, allora il risultato va dato con due sole cifre significative, quindi 8,9 per 10 alla seconda kcal. Terza domanda, la corrente elettrica nella resistenza. La resistenza elettrica ogni secondo trasforma un certo numero di joule di energia elettrica in energia termica, cioè in calore per effetto joule. La quantità di joule al secondo di energia elettrica trasformata in calore si chiama potenza elettrica dissipata dalla resistenza, PR, e si calcola moltiplicando la tensione ai capi della resistenza, che per noi è 220 volt, per la corrente che ci passa, e questa è la nostra incognita, I. Questi sono i joule al secondo che vengono prodotti di calore. In totale la resistenza ha funzionato per 20 minuti, quindi il tempo è 20 minuti, che corrispondono a 1200 secondi. Allora l'energia elettrica dissipata in totale, che era questo valore calcolato prima, si calcola prendendo i joule al secondo e moltiplicando per il numero di secondi di funzionamento dello scaldabagno. Dunque abbiamo un'equazione con una incognita e il resto, l'energia elettrica dissipata,
i 220 volt di tensione e i 20 minuti sono tutte quantità note. Facciamo la formula inversa: l'energia elettrica dissipata è questo valore qua, dobbiamo fare l'equivalenza da kilocalorie a 4186 joule e abbiamo la corrente elettrica che è circa 14 ampere. Vediamo le unità di misura che portano all'ampere. Sopra abbiamo l'energia, quindi joule, e sotto voltaggio e secondi. Ma joule è coulomb per volte, ce lo ricordiamo da questa formula, U uguale QV, joule uguale coulomb per volt, formula che apparteneva all'elettrostatica e rappresentava il fatto che una particella carica Q immersa in un potenziale esterno V acquisiva una energia potenziale elettrostatica. Però al di là dell'interpretazione fisica della formula, l'unità di misura è joule, l'energia, uguale coulomb per volt. L'andiamo a sostituire qui, semplifichiamo i volt, quindi coulomb al secondo fa l'ampere. Quest'ultima domanda poteva essere risolta in due passaggi anziché in uno, calcolando prima la potenza elettrica dissipata dalla resistenza, dividendo il totale dei joule, cioè 889 kilocalorie, diviso il tempo, cioè i 1200 secondi di funzionamento. E il risultato, o PR, sarebbe circa 0,741 kilocalorie al secondo, che moltiplicato per 4,186 fa circa 3,10 kilojoule al secondo. Questo è il valore di PR, la potenza dissipata dalla resistenza. Ma PR è uguale a VR per I, I è l'incognita, quindi il secondo passaggio consiste nel dividere questo numero, 3,10 kilojoule al secondo, diviso i 220 volt. E il risultato è 14,1 ampere, lo stesso che abbiamo trovato con la formula con il passaggio unico.